basta, finita l'energia. Come? Come facciamo? A fare in due parti. Adesso lasciamo qua lui. No. Ma no, perché sappiamo qua. Ah sì, aspetta. Uno. Ok, poi. Ma non possiamo tornare indietro, sono sempre lì. Due bombe non possiamo passarle. No, ma non è un problema. Dobbiamo fare in due parti. La bomba. Andiamo. No, non c'entra niente. Mi sono fatto trarre in inganno del fatto che. Non c'entra niente. Sono fatti bene in giro al fatto che c'erano le due pulsanti, non c'entra niente. Allora. Ok. In realtà andiamo a prendere qualche bomba, va? Però questo giro qua, quindi loro così. Quella sotto che io sminuisco in realtà è quella più avanzata, quella sotto è quella. Vabbè. Perché se uno disegna un vuoto e l'altra disegna piena, di solito il vuoto è peggio del pieno, no? Faccia la tomba. Questo. Ah, che si riunisce. Ah, e recupera. Anche qua. Sembra che noi siamo sotto degli isolotti.
c'è qualche segreto qua. Ce la facciamo. Ah, ho premuto Y invece che A. E qua? Non so, sarà solo estetica. Volevo provare a lanciare una bomba sopra. Come si chiama quella? Non ninfa, come si chiama? Questa? Siamo un uovo. Ok, è questo. La fiamma del tempo. Ma come? Così non siamo riusciti a... Non avevamo finito il tunnel, scusate. Continua. Per favore, non fammi ripetere la stessa cosa. Esattamente la stessa cosa. Facciamo in fretta, John. Allora, capiamo la fiamma, possiamo andare a torre. Diverso. E tam pam, abbiamo trovato la fiamma. Andiamo indietro a Esther City. Tu ti ricordi la prima volta che abbiamo preso il mare, capitano? Ah, mare, la mia parola favorita, preferita. Ovviamente ricordo, non potrei mai dimenticare un evento così, come dire, che riscalda il cuore. Suona la campana. Suona tutto il tempo di nuovo. Quella è la campana che sentiamo. Cosa che c'è sul tetto? Sembra che siamo pronti, insomma, per sollevare l'ancora. Tutti a bordo. Sei sicuro di chiudere la porta, bla bla bla, ma io volevo vedere una cosa, semplicemente, ma ormai... Volevo vedere la mappa. Che comunque non so se avevamo finito il pezzo, cioè sembra che mancasse un pezzo, non so. Capitano, noi entreremo nella torre oggi, per cui non saremo in grado di consegnare nessuna lettera.
così, eh. E allora voi dovreste aver trovato la fiamma del tempo, giusto? L'abbiamo fatto. Era sotto la tomba di Tolomo. Era lì. Hola Long. Tutto il tempo. È stata lì per tutto il tempo. Beh, almeno gli viene da ridere. Quindi il giorno è finalmente arrivato. Scusate insomma per l'entusiasmo, ma non ho potuto trattenermi. Andate. Se avete bisogno di qualcosa, io sono qua per aiutare. Sarò qui a aiutarvi. Capitano, ma davvero, voi non ricordate nulla? No. Pratica no. Noi abbiamo dimenticato molte cose durante il tempo. Ma ci sono sempre delle cose che il tuo cuore non vuole dimenticare. Non ti permette di dimenticare. Non importa quanto tu vuoi dimenticarle, non è giusto? Piccola Sammy, ti ricorda il nostro nome? Ma tu ricordi? Ok, noi andiamo alla torre allora. Noi riusciremo assolutamente a portare Alva e Isabel indietro. Perché questa Esther City è davvero un buco. Non aveva menzionato che era tipo la città più grande o qualcosa del genere. Qua ci sarà un po' di roba da fare. Poi devo cucinare un po'. Abbiamo un sacco di pesce. Ma se fai pesce, pesce e vegetale. Sandwich. Maggio. Abbiamo solo pesce. Pesce. Vegetale. E in realtà non possiamo fare un quarto ingrediente. Facciamone a casa alla fine. Non era male. Perché alla fine non è che ci dice cosa fa, ma sembra che uno valga l'altro, no? Facciamo ancora uno, dai. Uno con le uova, con l'aragosta. E questa. Una delizia proprio. Vediamo anche l'ultimo. Vero che ci è mancato poco. A volte ci vado a pelo, ma
È la spezia, mi sa, che dà le cose, le qualità accessorie. Se ricordo bene, Isabel ha usato la fiamma per illuminare queste cose, forse parla delle... Com'è che l'ha fatto? Parla probabilmente delle gabbie. Quelle sono le gabbie del tempo. Sono venuti? Capitano Palm. Voi siete tutti qui. Quindi non avete dimenticato? Dimenticare le cose non è così male, a essere onesti. Ti permette di ricordare le cose altre ancora. Dimenticare le cose ti fa ricordare le cose ancora. Cosa dici? Perché ti infini? It's so bad, to be honest. Let's remember things all over again. Così ho detto. Vecchio Thomas qui ci ha ricordato su ogni cosa, cosa è successo nel passato e cosa è successo ieri e anche riguardo alla fiamma. Quindi voi vi ricordate, voi sapete come si fa a illuminare queste cose allora, come ha fatto Isabel. Queste cose sono un progetto di Solomon. Così, finché voi avete la fiamma del tempo, tu dovresti essere capace di aprire la porta. Devi solo concentrarti sulla fiamma nelle tue mani. Concentrarsi sulla fiamma nelle mie mani. Stanno lacrimando. È stato qualcosa questo? Un effetto speciale? Quattro non doveva aprirsi. Ah, non doveva aprirsi adesso. Ma che tu dimentichi qualcosa ancora? Ancora una cosa? Sì, naturalmente. Forse i tuoi amici possono aiutarti su questa. Questo è dove noi dovremmo avere dove dovremmo fare la nostra operazione. Permettimi di spiegarti. Ok, dice quel piccolo, insomma, quel piccolo robot, insomma, ha troppa energia all'interno di se stesso. È così tanta che nessuno dell'equipaggiamento al mio negozio, insomma, può trattenere. Ma tu hai già preso i nostri soldi. Ehi, calmati un attimo. Sono ancora arrivato al punto. E questo è precisamente perché faremo l'operazione qui invece. Di fronte a questa torre. Ah, io capisco.
possiamo usare la porta della Torre Eterna per assorbire tutta l'energia di questo ragazzo, questo tizio. Vediamo un attimo. Ma perché può dire tante cose, però vediamo Guy. E ragazzo, tipo, individuo. Tipo, mi piace più tipo, eh. Non solo l'operazione verrà completata, ma questo aprirà anche la porta. Questo è un genio calvo. Sai davvero le tue cose. Beh, ovviamente non tanto quanto me, comunque. Va all'inferno, l'unica cosa che tu desideri è essere intelligente quanto me. In ogni caso io non sono calvo. La mia linea dei capelli è semplicemente andata un pochino indietro. Un po' indietro fino al retro della mia testa. Questo è grandioso. Noi saremo in grado di finire la tua operazione, Denia. Se i miei calcoli sono corretti, l'energia dentro di lui dovrebbe essere abbastanza, insomma, per aprire la porta. Capito? Ma perché non si apre con quello e basta? E questo, insomma, si attaglia perfettamente all'operazione. Un'altra parola strana. Tutte le cose che vedo nel gergali non mi sembra che... Scenario vero e proprio. Perché probabilmente è Yapping e hanno segato via la G. Yapping. Forse vuol dire tipo non mi serve blaterare riguardo a questo. La miglior prova è semplicemente provare. Come dire, insomma, è inutile che parlo. Proviamo e basta. Su. Vieni, ragazzo. Tutte le nostre speranze rimangono su, appoggiano sulle tue palle di ferro. Ok. Cosa... qualcosa così. Cosa dovrei fare? Ok, semplicemente sta lì, dovrebbe funzionare. Lì. Era qui? Un po' più in centro. Sarà poi stesso l'uomo. Come dicevo, sembra uno che è stato incaricato dalla madre di... Ma il galoppino in quel momento
è stato usato dalla madre per fare i suoi piani, però. Ok, alla fine si è aperta. Quindi l'operazione è stata un successo? Ho detto che lo sarebbe stato. L'energia anormale se n'è andata, caput. Come ti senti, Daniel? Non sono sicuro. Quello più stanco. Se non ha più energia, adesso si sente stanco. Poi è un effetto collaterale dell'operazione, non c'è dubbio. Ok, noi due ci ritiriamo. Anche se, insomma, aspetteremo le notizie. Attenta. Ah, boh, sarà con il fiato sospeso, penso. Sei sicuro che sei ok, Daniel? Tu sei molto stanco. Qui è stato un errore. Cioè, parla con John e dice: sei sicuro che tu, Daniel, avrei dovuto dire: siamo sicuri che, parlando a John, siamo sicuri che sembrava molto stanco. Invece, sembra che gli ha fatto la domanda diretta a un Daniel che non c'è. Vabbè. Potevamo, cavolo, dormire. Vediamo se usciamo un attimo. Andiamo a dormire, va? Dobbiamo andare a recuperare. C'è qualcosa che possiamo comprare? Sì, l'espansione dei proiettili adesso come adesso non serve male in realtà, eh? Perché se ce l'abbiamo vuol dire. Dobbiamo andare a comprare anche del cibo perché abbiamo finito anche del cibo. Qua è meglio, non so cosa ci aspetta, quindi. Intanto compriamo l'espansione dei proiettili. Perché qui stiamo iniziando a stare un po' a secco. Poi certo possiamo riempirli, ma abbiamo visto che li abbiamo finiti due volte praticamente. Quasi. Quindi. E poi andiamo a comprare anche del cibo e poi riposiamo. Dov'è che si comprava? Ah, questo è il gioco, sì. C'è sopra il Dreamcast sopra. In questo caso c'è il Dreamcast. Che si compra? Qua. Qua forse. Va da 30 a 35, eh? Ah, 45. Ok, ne abbiamo ancora 5 in realtà, quindi ancora espandere, no? Poi possiamo espandere le bombe. Bombe non le usiamo molto nei combattimenti con i boss, quindi il problema sono i boss. Io forse andrei ancora con l'ammo. Per quanto c'è anche da potenziare le armi, sì. Adesso vediamo un attimo. Le armi forse usano l'altro. Questo qua. Ah, ma ce n'è uno. Niente.
Prendiamo questo. Un kit di OSS. Prendiamo. Prendiamo un po' di cibo. Perché non so che cosa ci aspetta. Non so se è un dungeon, magari un dungeon lungo. Temo soprattutto un boss fight. Stanno diventando un po' rognosi. Possiamo aumentare. Forse poi questo è il massimo. Facciamo. Monster Pack. Quattro di questi, non è male questo, eh? Quattro di quelli. Questo addirittura 5. Prenderei questo così qua. Ok, poi prendiamo. Siamo a corto di tutto anche di spezie. Maiale. Pesce in realtà ne abbiamo. Però frutta no. Maggio. Questo è elettrico, questo qua appunto secondo me sono le spezie che fanno alla fine un po' di. Essendo robo comunque facevano da solo una cosa anche loro. Non avevamo più niente. Anche da qua, come al solito, non possiamo. Apposito, scusa, un viaggio veloce. Non l'ho mai usato qua. Mi sono dimenticato che c'era. Allora, entriamo a riposare. Salviamo.